Mirror's Edge manca su PC e console ormai da quasi 8 anni, ma non è stato dimenticato. I fan hanno apprezzato questo gioco d'azione in prima persona, che per una volta poneva l'accento sulla velocità e sulle acrobazie in movimento, piuttosto che sull'uso delle armi. Il nuovo Mirror's Edge Catalyst sembra fatto proprio per ravvivare questa voglia di parkour, ma per l'occasione DICE ha scelto di non riprendere da dove aveva lasciato, bensì di ripartire con una nuova storia e di ampliare quello che era il parco giochi di Mirror's Edge in un'enorme città di vetro, Glass, percorribile liberamente. Mirror's Edge ha significato molto per noi di DICE e siamo rimasti profondamente legati a questo gioco. Quando si è presentata la possibilità di riportarlo in scena, abbiamo rivalutato tutto e abbiamo optato per un reboot, per poter ricominciare con una storia che si adattasse meglio ad un mondo di gioco nuovo, una città di vetro liberamente esplorabile senza le barriere del gioco originale. I toni e i colori della città sono uno dei tratti essenziali di Mirror's Edge. Per Catalyst abbiamo introdotto più varianti di colore per distinguere meglio i vari quartieri della città, così da darvi subito un'idea di dove vi trovate. Anche le diverse fazioni in gioco hanno colori e stili diversi, per non parlare della popolazione, che è vestita in modo particolare a seconda che faccia parte dell'alta società dominante o delle classi e dei quartieri inferiori. La nuova Glass è una città controllata dal conglomerato che ha riunito le corporazioni più potenti per poter controllare i cittadini con un regime totalitario. I genitori di Fate sono morti durante la repressione e la ragazza è cresciuta col desiderio di vendetta, sotto l'egida del più abile tra i runner della città, i corrieri clandestini che trafficano informazioni sui tetti di Glass, osteggiati dalle guardie di sicurezza del conglomerato. Il cambiamento più drastico è stato rimuovere del tutto le armi dal gioco ed integrare il combattimento nella sequenza dei movimenti, così che adesso Fate possa usare il proprio corpo come un proiettile, passando dalla corsa sul muro ad un salto mortale e concludere con un calcio rotante in grado di mettere KO un nemico e spingerlo violentemente contro un altro. C'è una progressione nelle abilità di combattimento e di movimento che farà in modo di sbloccare costantemente nuove mosse, insieme a nuovo gear che permetterà a Fate di attraversare Glass in modo sempre diverso. La mappa diventa presto un elemento essenziale, senza il quale non potremo orientarci in una città così vasta. In particolare, lo strumento che ci permette di selezionare una destinazione e che ci guida mostrandoci con una scia rossa il percorso più breve. Le dimensioni della città sono di tutto rispetto, ma se seguire la storia fosse l'unico elemento di sfida, ci limiteremmo a correre tutti lungo gli stessi percorsi e in breve tempo il gioco si esaurirebbe. Per fortuna, le attività secondarie saranno tante, tra cui le sfide online. Il free roaming ci ha permesso di inserire a margine della trama principale tante missioni secondarie e tanti luoghi diversi da cui far partire dei percorsi di parkour, sui quali i giocatori potranno sfidarsi in prove a tempo. La nuova componente social di Catalyst permette ai giocatori di creare queste sfide, tanto amate in Mirror's Edge, in qualsiasi parte della città, oppure di raggiungere un punto quasi inaccessibile, posizionare un segnale in quella posizione e sfidare gli altri a fare lo stesso. Inoltre sarà possibile scorrere la lista dei vostri tempi e delle sfide e confrontarle con quelle dei vostri amici, anche con la companion app di Mirror's Edge Catalyst. Mentre mi trovavo sospeso in cima ad una torre, ho pensato a quanto questo tipo di gameplay si adattasse bene ai visori di realtà virtuale, che sarebbero in grado di ampliare enormemente il senso di vertigine e di velocità che accompagnano le acrobazie sui tetti di Glass. Quanto dovremo attendere perché questo accada? Il nostro studio è impaziente di lavorare sulla realtà virtuale, ma se dovesse accadere lo faremmo nel modo giusto, per regalare la migliore esperienza possibile. Su Mirror's Edge Catalyst, che non è stato pensato per questo tipo di piattaforma, non abbiamo piani al momento, ma siamo entusiasti all'idea di lavorare in futuro su questa tecnologia. Appuntamento quindi al 26 maggio, quando Mirror's Edge Catalyst verrà rilasciato in Europa per PC, PlayStation 4 e Xbox One.